Excel. Let's go bitches, benvenuti a questo nuovo episodio di Classy Overpower. Oggi episodio natalizio, sono qui per parlarvi del censo che avrete visto sicuramente in uno dei miei video. Vi voglio parlare di quest'arma non perché è un'arma forte, cioè sì, è un'arma sgravatissima, però quello di cui voglio parlarvi è il fatto che è un'arma secondo me molto divertente da usare e simpatica. Questo perché? Perché è diversa da altre, non ha un mirino e se usata con predatore è stranissima. Tra l'altro ha le crocette molto piccole perché ha un mirino laser integrato, come potete leggere nella descrizione. Comunque utilizzo la mimetica natalizia perché fa più danni, è più facile uccidere amici. No, non è vero, sto dicendo una cazzata, cioè utilizzo la mimetica natalizia soltanto perché così è gratuita. Allora via, mimetica natalizia. Comunque oltre a questo utilizzo il silenziatore perché questo qui, essendo un'arma che ha 85 colpi più o meno se non sbaglio, o 100, e utilizzare un silenziatore secondo me è molto comoda perché avete tanti colpi, quindi potete fare tante kill di fila senza che vi sgamino, e in combinazione con il fuoco rapido avete un alto volume di fuoco. Già lo ha di per sé un alto volume di fuoco, ma se utilizzata con fuoco rapido diventa una bestia, specialmente fuoco rapido e silenziatore è una cosa veramente OP. Per quanto riguarda le specialità che sto usando, utilizzo prontezza, predatore, concentrazione e centro perfetto. Utilizzo centro perfetto in questo caso perché essendo silenziata non fa cioè i danni sono un po' ridotti, però con l'alto volume di fuoco che ha attraverso fuoco rapido e attraverso le crocette di mira, avere centro perfetto subito appena che fate 4 kill avete il 50% di probabilità di colpo critico, diventa un massacro con quest'arma perché fa dei danni paurosi, specialmente con un alto volume di fuoco. Comunque utilizzo come pacchetto serie, ve le faccio vedere, estrazione rapida, ve le dico, scusate, non ve le faccio vedere, estrazione rapida perché mi consente di mirare più velocemente, quindi perché con quest'arma si può mirare alla fine, però non è che si mira, cioè non è proprio un mirare, vi restringe solamente le crocette, quindi è fighissimo giocare così, si spara sempre in hipfire. Poi sciacallo per riprendere le munizioni, gioco di prestigio per ricaricare più velocemente perché essendo un centone quest'arma ci vuole veramente un tempo infinito per ricaricarla. Al terzo gioco di prestigio si velocizza questa ricarica. Agilità, in modo che usate in combinazione col predatore siate velocissimi negli spostamenti destra-sinistra. Mira stabile perché mira stabile insieme al mirino laser integrato dell'arma riduce ancora di più le crocette e le rende molto ma molto 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 più piccole. Oltre a questo, scudo blindato per evitare di essere uccisi dalle granate e dai sistemi artigianali, che sono veramente un aborto in questo gioco, li trovate ovunque, fanno malissimo, è impossibile da schivare eccetera eccetera. E poi inflessibile in modo da tirare la gem a 24 kill e non 25, ancora di meno se fate assist. Quindi questa è la classe, il gameplay che state vedendo di sottofondo sono io che gioco con quest'arma, spero vi piaccia perché secondo me è un gameplay molto simpatico. Quindi vi lascio alla fine del video, bella bitches. Tanto mo entra altra gente, no? Tutto.